3 agosto 1903 nasce a Monastir, in Tunisia, Habib Bourguiba, padre della Tunisia indipendente. Dopo essersi laureato alla Sorbona, inizia la sua militanza politica a metà degli anni 20, iscrivendosi al partito indipendentista Destour. Dopo un primo arresto da parte delle autorità francesi, dal 1934 Bourguiba dedica tutte le sue energie a costruire una rete capillare di strutture organizzative del rinnovato partito Destour, destinate a garantirgli quel sostegno di massa di cui godrà al governo del paese. Dopo altri due decenni di difficili rapporti con l'autorità coloniale, la sua instancabile attività politica e diplomatica, sempre condotta all'insegna del pragmatismo, lo porta ad essere eletto nel 1956 primo ministro della nuova Tunisia indipendente e suo presidente nel 1957. Per i successivi 30 anni, e nonostante le tendenze autoritarie dell'ultima fase del suo governo, Bourguiba sarà il principale artefice della trasformazione della Tunisia in uno stato laico e moderno. Bourguiba muore a Monastir nel 2000.